Bentornato campionato, sembra ieri insomma che sia finita la Serie A 2021-2022, inizia già la nuova stagione, iniziano le nuove incazzature, le nuove gioie, eccetera, eccetera. Insomma, si parte domani, sabato 13 agosto, con la prima giornata di campionato. Ovviamente tutti sappiamo che questa stagione parte prima perché poi ci sarà praticamente il mese e mezzo, quasi due di stop per il mondiale in Qatar, cosa che mi innervosisce e non poco, sinceramente. Uno, perché non c'è l'Italia, ovviamente se ci fosse stata l'Italia sarebbe stato tutto diverso. Due, perché appunto proprio questo mondiale che spezza la stagione magari dei giocatori, faccio le corna insomma per tutto e per tutti, però potrebbero infortunarsi, altri poi potrebbero tornare nei loro club insomma dopo il mondiale abbastanza scarichi, privi di forze, probabilmente anche di stimoli magari in alcune situazioni. Quindi questa cosa un po' mi infastidisce, però d'altro canto insomma è una stagione bella e imprevedibile anche e proprio per questo motivo, perché appunto ci sono tantissime variabili in gioco. Già normalmente insomma è abbastanza imprevedibile il campionato da quando non vince più la Juve praticamente. Ora quest'anno, anche con il Mondiale di mezzo, incognite, e il mercato, il campionato che inizia domani, ma il mercato che finisce il 1º settembre, insomma, tante cose. Quindi iscrivetevi innanzitutto, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti e fate i vostri pronostici sia sul campionato in generale, chi vincerà questa Serie A. Secondo me quest'anno si invertiranno i posti al vertice, cioè Inter primo e Milan secondo. Sulla Roma, sapete, chi ha visto comunque già altri miei video sulla Roma, che è la mia squadra del cuore ovviamente, sapete che sono abbastanza scaramantico. Quindi non mi va nemmeno di dire, oddio, cioè al massimo potrei dire Roma in Champions, quindi quarta. Però, veramente mi fermo qui ed è già troppo quello che ho detto. Già è troppo ciò che ho detto. Per il resto, secondo me, la Juve alla fine comunque riuscirà ad andare in Champions League, cioè almeno un quarto posto, ad esempio, la Juve, non lo so, cioè la Juve fuori dalla Champions non riesco a vederla, soprattutto ora che praticamente hanno ufficializzato anche Kostic, insomma, stanno prendendo un bel po' di giocatori e non sembra sia finita qui. E quindi anche la Juve, il problema della Juve molto probabilmente è l'allenatore. E Allegri che magari è rimasto un po' indietro rispetto a quello che è il calcio oggi, il calcio moderno, però insomma tutto può accadere, tutto può succedere. Per quanto riguarda gli altri posti, insomma, non, cioè, sbizzarritevi voi. Io non faccio una classifica, non è un video prediction classifica di Serie A, ma è un video sui pronostici della prima giornata, quindi ditemi voi la vostra. Posso dire al massimo chi retrocederà. La Cremonese, secondo me, tornerà giù. La Salernitana, se l'anno scorso comunque ha ottenuto con Nicola quella salvezza stupenda, quest'anno non si riuscirà a ripetere. E poi la terza che retrocederà, boh, fatemi prendere un attimo, insomma, la terza che retrocederà, non so, forse lo Spezia quest'anno? Boh, non lo so, cioè ho quel sentore lì, spero di no per loro, per carità. Però, insomma, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. O addirittura c'è chi pensa, l'anno scorso è toccato al Genoa, quest'anno toccherà alla Samp, ma una Samp che retrocede, non lo so, cioè potrà fare un campionato abbastanza anonimo, però retrocedere, secondo me no, assolutamente no. Però vabbè, iniziamo con i pronostici della prima giornata. Si parte domani con Milan Udinese, Milan-Udinese. Secondo me non sarà una partita semplicissima per il Milan, sia perché la partita di esordio, però comunque il Milan vincerà, secondo il mio punto di vista, perché è campione d'Italia, ha lo scudetto sul petto, inizia il campionato davanti ai propri tifosi, quindi vincerà il Milan, ma terminerà tipo 2-0, una roba del genere. Secondo me non ci sarà una goleata, poi magari finirà 5-0, non lo so, però comunque vince il Milan. Sampdoria-Atalanta, secondo me io mi butto
L'Atalanta non vince anche con questo caos, Palomino, eccetera, eccetera, positivo al doping. Secondo me questa non sarà una stagione semplicissima per l'Atalanta. Poi magari tireranno fuori degli attributi così e torneranno in Champions, non lo so, però no, vabbè, a parte gli scherzi, questo non è assolutamente uno degli anni migliori dell'Atalanta, o meglio, non sarà assolutamente, sicuramente uno degli anni migliori dell'Atalanta, poi potrei anche sbagliarmi, ovviamente. E Samp Atalanta X Lecce Inter. Ah, e queste due partite che ho appena detto alle 18:30, alle 20:45 Lecce Inter e Monza Torino. L'Inter comunque vince a Lecce, è troppo superiore secondo me. Ecco, forse un'altra squadra che potrebbe retrocedere, che mi ero dimenticato lì per lì, è il Lecce e non lo Spezia. Magari mettiamoci appunto queste tre piuttosto che lo Spezia, non lo so però. Sì, ok, inizia in casa il Lecce, ci sarà un Via del Mare, sicuramente gremito, perché appunto arriva l'Inter in Salento, però l'Inter è troppo, troppo, troppo superiore secondo me, anche se è la prima partita di campionato, però ad esempio un 1-3 magari, o un 0-3 per dire, secondo me l'Inter se la porta a casa abbastanza agevolmente. Monza-Torino, secondo me vince il Torino di misura, tipo 0-1, una roba del genere. Molti mi sputeranno addosso, lo so, il Monza in casa, la Serie A, eccetera, eccetera. Però è proprio l'impatto, secondo me, non lo so, o X o 2. Ecco che puntualmente vince il Monza, perché io chiaramente di pronostici non ne azzecco uno. Però vabbè. Passiamo a domenica. Domenica, scusate un attimo ragazzi, eccola qua. Alle ore 18:30, Fiorentina Cremonese e Lazio Bologna. La Fiorentina vince, batterà la Cremonese tipo 3-0, 3-1. Potrebbe anche scapparci un gol della Cremonese, che però, secondo me, per la Serie A, ripeto, l'ho detto già prima, insomma, secondo me retrocederà. Per la Serie A non è molto attrezzata, ecco. Anche se comunque hanno comprato, se non erro, Vilena, credo che si legga così. Potrei dire una stupidaggine, magari se l'ho detta, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ditemelo qui sotto nei commenti, però la Fiorentina comunque vincerà, anche perché gioca in casa. Lazio-Bologna, secondo me vince la Lazio, di misura, ma secondo me vince la Lazio. Salernitana-Roma, alle ore 20:45, cavolo, io dico cavolo. Con questi acquisti, sì, ok, non siamo completi. Speriamo che arrivi Belotti, che credo si stia anche stancando di aspettare, e gli do ragione anche, insomma, dai. Chiudiamo sto Shomurodov anche con prestito e diritto di riscatto e portiamoci a casa Belotti, per favore, Pinto, dai. Un difensore centrale serve per la Roma e ok, secondo il mio punto di vista, come secondo il punto di vista di tanti altri. Però anche se si gioca a Salerno, ed è quella la cosa che mi infastidisce. Il pubblico di casa, se rinizia la Serie A, carichi comunque dopo la salvezza straordinaria dello scorso anno, quindi che ne sai cosa ti può aspettare dietro l'angolo? Cioè, capite il mio ragionamento? Quindi, Salernitana Roma? Io spero di sì, però, subito partire concentrati. Con attenzione, perché se partiamo concentrati e con attenzione facciamo bene, sicuramente, con i giocatori che abbiamo e con Mourinho in panchina. Poi alle 20:45 Spezia Empoli, secondo me lo Spezia comunque non perde, cioè 1x, magari non con molti gol, però comunque Spezia Empoli 1x, ecco, inizia in casa lo Spezia, è una partita, diciamo, in cui le quote anche si bilanciano fra loro, leggermente favorito lo Spezia, anche quindi dico 1x. Poi ovviamente, ecco, lo 0-4 dell'Empoli con 4 gol del terzo portiere, magari. Poi, spostandoci a lunedì, con gli ultimi due match, Verona-Napoli alle 18:30 e Juve-Sassuolo alle 20:45, quindi un Monday night subito col botto. Verona-Napoli, il Napoli non vince secondo me. Sarà perché, insomma, c'è un po' un'aura abbastanza negativa attorno al Napoli.
Sì, ok, poi hanno preso Kim, stanno per prendere Raspadori, eccetera, eccetera, però sono partiti praticamente tutti, o meglio, tanti dei punti fermi, cioè Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz praticamente al Paris Saint-Germain. Ora non so a che punto sia la trattativa, non mi sono aggiornato, però insomma, quello è, sembra addirittura d'arrivo. E quindi il Napoli, almeno per il momento, insomma, non è una squadra troppo serena, secondo il mio punto di vista. E per questo motivo il Verona comunque, almeno un pareggio riuscirà a portarlo a casa, secondo me. Poi le quote danno favorito il Napoli. Può vincere il Napoli, anche di misura, magari con l'invenzione di qualcuno, Spalletti, qualche decisione di Spalletti, qualche cambio, non so, una cosa del genere. Juventus-Sassuolo vince la Juventus. Farà mai il Sassuolo, insomma, o meglio, commetterà mai il Sassuolo l'errore di sgambettare la Juve alla prima partita di campionato e per giunta a Torino, quindi in casa dei bianconeri? Proprio no, secondo il mio punto di vista. Poi, per carità, secondo me la Juve vincerà tipo un 2-0 magari, però se la porterà a casa. Quello è l'importante per loro, insomma, per iniziare al meglio il campionato. Detto questo, che dire? Ditemi la vostra qui sotto nei commenti e forza Roma sempre. Dai ragazzi, partiamo a bomba, partiamo bene. Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Al prossimo video.